Dottore Padovano, che oggi chiameremo Presidente Padovano, Presidente della città di Nocera, un progetto ambizioso, un progetto per portare a fare il calcio in una certa maniera a Nocera. Diciamo, non è un progetto ambizioso, è ambizioso l'obiettivo che ci siamo posti quando abbiamo ricostituito questa, con l'associazione civile, questo gruppo di persone che volevano riportare il calcio a Nocera, però in un modo un poco diverso rispetto a come era stato fatto negli altri anni, per creare a piccoli passi una polisportiva che potesse esprimersi a 360 gradi rispetto alle varie tipologie di sport, dal calcio al 5, alla pallavolo, alla pallacanestro. Molte volte sono state dimenticate e prevaricate dal calcio, però in un'ottica globale praticamente anche il calcio avrebbe avuto sicuramente il suo ruolo, perché quando noi siamo partiti con questa idea c'erano già chi voleva fare calcio, c'era già la SG Nocerina, c'erano altre persone che volevano fare calcio. Certo, noi non volevamo essere di ostacolo a nessuno, soprattutto saputo che la SG Nocerina dovrebbe riscriversi al campionato di eccellenza, quindi noi non siamo alternativi, abbiamo un nostro percorso da fare. E in questo percorso c'era ovviamente anche l'opportunità, in un momento di vacanza assoluta, di riportare il calcio a Nocera. Se ci sono altre realtà, ben vengono, ma questo non ci distoglie da quel nostro programma di riportare il calcio in un certo modo, quindi con una garanzia di serietà, di tranquillità, e poi strada facendo si vedrà quali possono essere gli obiettivi che questa città di Nocera 1910 si ritroverà a fare. In sede di conferenza sono state spiegate tantissime cose, dalle modalità all'arrivo della categoria, sono state spiegate tante, come definirebbe in maniera sintetica, in tre parole, questo progetto Città di Nocera. A me piace tanto, perciò mi basta questo. Abbiamo già spiegato che non è ancora la sede opportuna per proclamare l'organigramma, però ovviamente sarà composto. Chiaramente c'è il dottore Padovano, da persone serie, persone che vogliono bene al calcio in città. Il mio invito l'ho fatto a tutte le persone che hanno a cuore le sorti rossonere, della Nocerina in generale, di Nocera calcistica in particolare, considerando quello che è il marchio che ancora oggi ci portiamo dietro da circa 2 anni a questa parte. Quindi che ridare un'immagine diversa di una società che si forma, che tende a fare i primi passi, quindi è quella di dare garanzie a tutti, soprattutto alla Lega, al mondo dello sport, al mondo giornalistico, ai mass media, che fino ad oggi praticamente ci hanno guardato, non credo, in maniera benevola. E quindi se questa società già riesce a ridare con il suo contributo un'immagine diversa a Nocera, alle città alle due Nocere, alla tifoseria e a tutto l'ambiente, sicuramente già avrà svolto un compito secondo me fondamentale, perché si possa aprire uno spazio futuro in cui chi guarda Nocera non ci vede con quell'immagine, ma ci vede in maniera diversa, in maniera tale che se c'è qualcuno che voglia venire a investire, sicuramente può farlo con tranquillità.